1919. 4 anni di guerra non hanno sconvolto solo l'assetto politico dell'Europa. Hanno mutato la mentalità, il costume, la vita di ciascuno. Il messaggio umanitario del presidente americano Wilson, quello sociale della rivoluzione russa, quello di pace di Benedetto XV, inducono a credere o a sperare che il mondo cambierà e potrà farsi più giusto. Anche l'Italia ha subito un totale sconvolgimento. Apparentemente è la stessa di 3 anni prima, intatta nelle sue strutture politiche e istituzionali. In realtà, il vecchio ordine giolittiano, cautamente riformista, è costretto a misurarsi con una realtà nuova. Non si limita più a garantire il corretto gioco delle parti, a fare da arbitro nella vita sociale. La guerra l'ha spinto a prendere impegno in ogni campo. Di fronte alle richieste pressanti di masse che subiscono ora anche una grave crisi economica, non può rimanere estraneo. Il fragile equilibrio sociale manovrato da Giolitti si rompe sotto la spinta delle forti rivendicazioni degli operai che intendono ottenere migliori condizioni di lavoro, dei contadini che rivendicano la distribuzione delle terre del latifondo, secondo le promesse ricevute negli anni della trincea, dei ceti medi, commercianti, impiegati, artigiani, cioè i piccoli risparmiatori, che sono le principali vittime dell'inflazione e che assistono all'arricchirsi degli speculatori. Scioperi e disordini caratterizzano i primi mesi di pace. Lelio Basso, allora giovane militante socialista. Si è scritto molto sul 19, sui suoi errori, sui suoi eccessi, e credo che molto sia vero. Però credo che nessuno abbia, almeno a mia cognizione, sufficientemente sottolineato quello che fu quel 19 contenne di cresta democratica delle masse. Dopo anni di sacrifici, di trincea, le masse rompevano una sudditanza secolare per entrare sulla scena della storia come protagoniste. Abbattevano le divisioni semicastali che irrigidivano ancora la società italiana e che si manifestavano persino nella foggia del vestire. Davano dignità, coscienza civile, sentimento dell'uguaglianza a milioni di uomini che fino allora erano stati considerati come esseri inferiori e tenuti ai margini della società. Trasformazioni radicali avvengono anche nel panorama dei partiti tradizionali. La scena politica, che prima della guerra aveva per protagonisti gruppi ristretti della borghesia e piccole avanguardie operaie, vede ora l'avvento delle grandi masse organizzate. Nascono nuovi partiti e nuovi movimenti che conquistano un proprio spazio in una situazione ancora incerta. Anche Mussolini cerca un rilancio dopo la crisi seguita al successo ottenuto con la sua propaganda in favore del conflitto. Ha fondato i fasci di combattimento. Si fa interprete del risentimento dei reduci contro il neutralismo e lo Stato, esalta i valori della guerra e della vittoria. Il suo è un programma eterogeneo, sommariamente fondato sulla convinzione che la struttura liberale e democratica della società italiana deve essere abbattuta. Sono con lui alcuni sindacalisti rivoluzionari, i futuristi di Marinetti, qualche ex socialista, gruppi di ex combattenti per lo più uniti. Gli arditi sono truppe scelte, impiegate in guerra nelle missioni più rischiose, famose per uno spavaldo coraggio. Si fregiano di simboli di morte, il loro emblema è il teschio, sono armati di pugnale e di bombe a mano. Addestrati alla violenza, sono avvezzi allo scontro diretto con il nemico. Il capitano Mario Carli, ardito e futurista, ha fondato la Federazione Arditi d'Italia. Fiamme nere, scrive sul suo giornale. C'è moltissimo da fare in Italia. C'è da sventrare, spazzare, ripulire in ogni senso. Ormai abbiamo una missione.
Vittorio Ambrosini, capitano degli Arditi, personaggio politicamente complesso e contraddittorio, fece parte del direttorio della federazione insieme a Mario Carli e Ferruccio Vecchi. È stato uno dei protagonisti dell'alleanza tra gli Arditi e Mussolini. Io stesso mi trovavo a Trieste, dove ero entrato con la mia compagnia Arditi e Fiamma Cremisi del battaglione del colonnello Pavone. E quando il reparto venne sciolto, corsi a Milano. A Milano perché mi ero già inteso con Benito Mussolini circa l'azione degli Arditi. Fondata quindi la Federazione Nazionale Arditi d'Italia, con chiaro indirizzo mazziniano e socialista nazionale, fummo con Mussolini pienamente d'accordo. Si stabilì il rapporto nel senso che Mussolini era il politico e noi eravamo la guardia armata, si diceva, della rivoluzione. Avvocato Ambrosini, qual è l'anima dell'ardito, la sua logica, la sua azione? Sento di essere ardito soprattutto nel pensiero e valuto molto più il coraggio civile più che quello materiale e fisico. Penso però che se nella propaganda si debba essere prudenti e suadenti, nell'azione si debba essere decisi e, se il caso, feroci. Tra arditi e fascisti l'intesa è anche su queste basi. La forza diventa strumento essenziale nella loro lotta politica. Al confronto delle idee si preferisce spesso la violenza. Il 15 aprile a Milano la prima applicazione concreta di questa scelta. L'obiettivo è la redazione del quotidiano socialista L'Avanti. Alfonso Leonetti, militante socialista, allora redattore dell'Avanti. Dopo la guerra, dopo l'armistizio, c'era stata l'abolizione delle restrizioni che erano state prese per le riunioni pubbliche e i socialisti milanesi avevano organizzato un comizio in piazza Garigliano il 13 aprile. Questo comizio finì, in seguito all'intervento di un anarchico, con spari dalla polizia e quindi si ebbe un morto. La Camera del Lavoro di Milano proclamò uno sciopero generale che ebbe luogo il 15 aprile e un comizio ebbe luogo all'Arena di Milano. Tutta Milano proletaria era concentrata all'Arena quando si produsse appunto il primo tentativo di assalto all'Avanti. Non ci volle molta fatica né molto coraggio, perché l'Avanti era in quel momento quasi deserto e la polizia posta a guardia dell'Avanti lasciò fare. Agostino Iraci, ufficiale di cavalleria, comandava i soldati disposti in difesa dell'Avanti. Io mi trovai con questo nucleo abbastanza ridotto dei miei soldati, che sono quelli in fondo che si vedono lì sotto l'Avanti. Se non che a un certo... E per la verità questi soldati miei facevano il dovere loro, saranno stati 60 contro qualche migliaio e resistevano. A un certo punto venne un colpo d'arma da fuoco che perforò nel mento di un soldato che cadde morto. Allora venne la confusione, forse i soldati si sbandarono anche. Fatto è che gli arditi, i fascisti entrarono dentro l'Avanti e fecero quello che fecero. Io non lo so neanche, io restai vicino al morto, riunii i miei soldati. Poi i soldati un po' fraternali anche per la verità con gli aggressori. Bisogna ricordare che questi soldati miei erano venuti dal fronte accolti male e insultati. Quindi l'animo loro non poteva essere da una parte, ma era fatalmente dall'altra. Io non ero fascista, anzi non ero affatto occupato neanche di quello che succedeva, perché ero assorto nella vita del reggimento. Anch'io, se fosse stato, avessi dovuto pronunciarmi, mi sarei messo da una parte anziché dall'altra. Lei dice, io non ero fascista. Perché subito dopo l'assalto all'Avanti lei finì nel covo di Mussolini di via Paolo da Cannobio? No? Sì, capito, per combinazione, avrà creduto di far bene, naturalmente, Michele Bianchi, che era redattore capo del Popolo d'Italia, era mio lontanissimo parente, mi prese, dice vieni da Mussolini, e io salii con lui, forse feci male, ma non mi so neanche condannare oltre un certo limite,
E salì in quello che poi fu presentato alla storia del fascismo e alla la mostra della rivoluzione fascista come il covo, quello di Mussolini, il quale, ecco, quello è il covo, ecco Mussolini. Mi fece l'impressione di una persona di ferma volontà, che sapeva quello che faceva. Mi disse poche parole, io le dissi ancora meno, poi me ne andai e tornai al mio reggimento. L'assalto all'Avanti ha un'eco profonda nel paese. I sindacati proclamano uno sciopero generale di protesta. Mussolini, intervistato, dichiara: il primo atto della guerra civile c'è stato. Noi dei fasci accettiamo tutta la responsabilità morale dell'episodio. Il governo Orlando vorrebbe sciogliere il corpo degli arditi. Affida un'inchiesta al generale Caviglia, ministro della guerra, che non prende provvedimenti. Presto, alcuni degli arditi che hanno aderito ai fasci e sono stati autori delle prime violenze, abbandoneranno Mussolini. Avvocato Ambrosini, come sorse il contrasto? Sorse perché Mussolini, da politico, aveva fretta di conquistare il potere e non badava a mezzi che gli potessero venire da capitalisti, ad aiuti che gli potessero venire da qualche organizzazione governativa. E successe già un primo incidente quando, arrivato io a Milano il giorno dopo la distruzione dell'Avanti nell'aprile 1919, andato al covo, che peraltro era presidiato dai miei arditi, ero in borghese, non mi riconobbero. A momenti un ragazzo mi tirava una bomba addosso, se Mussolini non gli avesse afferrato il braccio mi salvò la vita. Però, arrivato dentro il covo, vidi che c'erano tanti arditi che aspettavano, assistetti ad una scena che mi suscitò una ribellione. 10.000 lire in tanti biglietti da 10 di allora, che erano stati raccolti dagli industriali per compensare gli arditi che avevano distrutto l'Avanti, venivano divisi. Io sono reazionario e rivoluzionario a seconda delle circostanze, dichiara Mussolini. Il prefetto di Milano scrive al ministro degli interni: i mezzi di cui dispongono arditi e fascisti provengono da signori dell'aristocrazia, da parecchi industriali e da banche, per paura del bolscevismo. Augusto De Marsanic, ex combattente, si iscrisse ai fasci agli inizi del 20. Diventerà deputato nel 1924. Era reale, secondo lei, il pericolo di una rivoluzione imminente? Io credo senz'altro di sì, che nel 1919 l'Italia fosse in condizioni di assoluto disordine, di assoluta mancanza di autorità, di assoluta capacità di resistere a un'insurrezione sovversiva, io la chiamo. Naturalmente ci sono stati gli errori di quelli che potevano fare l'insurrezione. Hanno dimenticato che oltre 5 milioni e mezzo di uomini dai 19 ai 45 anni venivano smobilitati dalle armi e che quindi erano quella la forza viva del paese. In Russia Lenin non aveva commesso l'errore. Nel 1917 la rivoluzione d'ottobre la fecero i soldati, i milioni di soldati sbandati, lontani dalle case. I comunisti italiani non ebbero questa visione precisa del problema. E allora fummo noi che ci rivolgemmo agli ex combattenti. Molti di noi erano stati ufficiali in guerra, li conoscevamo tutti. La prima squadra romana era fatta di di arditi, di quelli veri, che aveva comandato il tenente Bottai. Noi avemmo subito in mano i combattenti, i quali, anche se deviavano, pur tuttavia non resistevano al richiamo. Sa, stare in trincea voleva dire stare insieme a rischiare la morte. Insomma, non costituirono lo strumento per la conquista dello Stato. Ma certo, senza il fascismo, nel 1919 il comunismo poteva entrare nel Mediterraneo, impossessandosi dell'Italia, per poi passare alla Spagna. Fernando Schiavetti, ex combattente,
in quegli anni segretario del Partito Repubblicano. Secondo lei esisteva un pericolo rosso? Effettivamente questa espressione era molto usata in Italia allora ed era soprattutto cara ai conservatori e alla borghesia del tempo. Ma in realtà un vero e proprio pericolo rosso non esisteva. Esisteva soltanto uno stato di disorientamento e soprattutto di reazione da parte della classe operaia che aveva molto sofferto durante la guerra e che cercava naturalmente di migliorare le proprie condizioni e di contribuire alla risurrezione del paese. Fra i principali sostenitori della necessità di un'azione rivoluzionaria era Amadeo Bordiga, allora dirigente socialista napoletano. Nel 21 fonderà con Gramsci e Terracini il Partito Comunista. Ci ha rilasciato, già ammalato e prossimo a morire, l'unica intervista concessa nella sua vita. Ingegner Bordiga, al Congresso Socialista di Bologna del 1919, lei era il leader della frazione cosiddetta astensionista che sosteneva la necessità di non partecipare alle elezioni per dedicarsi al progetto rivoluzionario. Qual era la sua tesi? Abbiamo parecchie volte pubblicato gli scritti che ponevano questa tridente alternativa: o preparazione rivoluzionaria o preparazione elettorale. Date le tradizioni del Partito Socialista e anche del Movimento Operaio in Italia, l'azione elettorale era tale da assorbire tutte le energie disponibili, in tutti i sensi, anche nel senso pecuniario, per così dire. La nostra frazione dice: abbandoniamo la via delle elezioni, chiudiamoci, tagliamo i conti alle nostre spalle, e così le masse dovranno per forza lanciarsi sulla via dell'azione diretta. Che cosa mancò, secondo lei, perché la parola d'ordine rivoluzionaria fosse lanciata? Mancò proprio la coscienza politica del partito, il quale non aveva una chiara visione dei possibili sviluppi della situazione nel prossimo venire. Onorevole Nenni, ritiene esatta l'affermazione di Bordiga che non vi fu la rivoluzione perché mancò il partito capace di guidarla? Vi fu nel primo dopoguerra una situazione che era obiettivamente e soggettivamente una situazione rivoluzionaria. Mancò invece un obiettivo rivoluzionario che fosse conforme alle forze assai ingenti rappresentate dal movimento socialista. Ma mancò proprio perché dall'analisi che era stata fatta della situazione, la tendenza prevalente fu quella di considerare che si poteva attuare in Italia una rivoluzione del tipo di quella che era stata realizzata in Russia. Alla grave tensione che domina la vita del paese si aggiunge un nuovo elemento di confusione, di disordine. Gabriele D'Annunzio entra a Fiume alla testa di alcuni reparti dell'esercito. È il 12 settembre 1919. Si è tentato di risolvere con il ribellismo un problema che paralizzava la politica estera italiana dal febbraio. La questione di Fiume ha avuto origine a Parigi, con la richiesta avanzata dall'Italia al tavolo della pace di annettere la città al territorio nazionale. Il presidente americano Wilson, invece, si è dichiarato per Fiume città libera. Fiume, in maggioranza abitata da italiani, si è ribellata. Il 24 aprile, di fronte all'impossibilità di imporre il proprio punto di vista, il presidente del Consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, ha deciso di interrompere le trattative con gli alleati ed è ripartito per Roma. In Italia, il gesto eccita l'opinione pubblica nazionalista, avvalorando ed enfatizzando la tesi che i sacrifici del paese non sono adeguatamente compensati. Cresce il mito della vittoria mutilata. Travolto dagli insuccessi diplomatici, Orlando si dimette. È il giugno del 1919. Gli succede Francisco Saverio Nitti. Caduto l'avventuroso progetto di una marcia su Roma, D'Annunzio rimane isolato. Si dedica, da un lato, all'elaborazione di programmi politici di ispirazione sindacalista, dall'altro, alla polemica contro il governo di Roma e in particolare contro Nitti. Sincero democratico e autorevole economista,
Nitti ha di fronte un compito difficile. L'inflazione continua ad aggravarsi. La lira, tra la fine della guerra e gli ultimi mesi del 19, ha perduto più di metà del suo valore. L'industria ha urgente bisogno di essere riconvertita alle necessità della pace. Nitti, che si dedica con notevole impegno soprattutto a questi problemi, diventa presto il bersaglio di una pesante offensiva propagandistica da parte della stampa nazionalista e del Popolo d'Italia. È accusato di viltà. Eucardio Momigliano, esponente della Democrazia Radicale, seguì la questione fiumana in quel periodo. Era amico personale di Nitti. Io effettivamente ero amico, lo dico con orgoglio, di Nitti, che era veramente un uomo di qualità superiori per intelligenza, per abilità e per dirittura di carattere. Il primo momento indubbiamente è stato di una sorpresa sdegnata, però devo dire che più volte, avendo avuto occasione di parlarne con Nitti, ho avuto l'impressione, senza che lui mi abbia detto, che in fondo a cose fatte egli abbia considerato l'evento come non del tutto sfavorevole alla politica italiana. Infatti non ha mai pensato e non gli è mai passato per la mente di usare direttamente la forza per troncare la situazione di Fiume. Un intervento militare significherebbe un'implicita rinuncia di fronte agli alleati ad ogni rivendicazione su Fiume. Nitti inoltre sa che l'esercito, forte di 1.700.000 uomini, in gran parte condivide il patriottismo che D'Annunzio assume come origine e giustificazione della sua impresa. Infine, per il novembre 19, sono indette le elezioni politiche, le prime del dopoguerra. Nitti teme le reazioni dell'opinione pubblica e vuole salvare la sua non salda popolarità. Dell'entusiasmo popolare in favore di D'Annunzio si giova Benito Mussolini. L'11 settembre, alla vigilia della marcia di Ronchi, D'Annunzio lo ha informato dei suoi piani. Mussolini ha esaltato l'impresa. Noi salutiamo l'eroe e gli promettiamo che ubbidiremo a ogni suo cenno. Ma al di là di questa enfasi verbale, l'aiuto più concreto che Mussolini gli offre è la campagna del Popolo d'Italia. Il giornale difende l'occupazione di Fiume facendo leva sull'opinione pubblica nazionalista. D'altronde, Mussolini guarda alle elezioni di novembre. La sua propaganda per Fiume e il suo accreditarsi come agente politico di D'Annunzio rappresentano due buoni motivi per piacere agli elettori. Pensa di ricostituire intorno ai fasci di combattimento un vasto e solido nucleo di forze interventiste, quelle stesse alle quali si è collegato prima e durante il conflitto. In realtà, Mussolini esita ad impegnarsi con D'Annunzio per l'azione di oggi. Il poeta è un capitale che potrà dar frutti domani. Ettore Viola, capitano degli Arditi, medaglia d'oro, fu tra i primi seguaci di Mussolini. È vero o no che Mussolini esitò ad impegnarsi a fondo con D'Annunzio e per questo rinviò più volte l'incontro col comandante a Fiume? E come se esitò? Sapendo che io ero in buoni rapporti con D'Annunzio, Mussolini una sera a Milano mi chiese se ero disposto ad accompagnarlo a Fiume in aeroplano. Ed infatti si doveva partire qualche settimana dopo. Se non che alla vigilia del giorno fissato per la partenza, con una telefonata mi avvisò che Nitti aveva fatto togliere il magnete all'apparecchio che ci doveva condurre a Fiume e perciò era rinviato ad altra occasione il nostro viaggio. C'è motivo di credere oggi che quel magnete Mussolini lo avrebbe tolto volentieri con le sue stesse mani. Ma che cosa in sostanza Mussolini temeva da D'Annunzio? Io credo che è molto probabile che avesse piacere. Temeva la concorrenza del poeta soldato, di D'Annunzio, l'unica personalità che facesse ombra a Mussolini. E perciò egli, pur tenendo gli orecchi tesi, dimostrando di voler approfittare dell'esperienza di D'Annunzio e delle difficoltà di D'Annunzio che avrebbero costituito una buona esperienza, lui cercava di dare ad intendere che era con D'Annunzio. In realtà non lo era. D'Annunzio da Fiume protesta. Il 16 settembre scrive una lettera insultante a Mussolini. Questi la pubblica sul Popolo d'Italia, eliminando, si saprà poi, tutti i passi più duri.
Mi stupisco di voi e del popolo italiano, scriveva D'Annunzio. Svegliatevi e vergognatevi anche. E le vostre promesse? Bucate almeno la pancia che vi opprime e sgonfiatela. Una scaramuccia. D'Annunzio, in seguito, offrirà al fascismo larga parte del suo prestigio. Tre giorni dopo, Mussolini lancia una pubblica sottoscrizione. Chiede denaro per Fiume. In breve si raggiungono quasi 2 milioni di lire, una somma molto forte per allora. Parte di questa cifra servirà a finanziare la campagna elettorale dei fasci. Senatore Gronchi, lo storico Federico Chabot ha scritto che la fondazione del Partito Popolare nel 19 è stato l'avvenimento più grande della storia italiana di questo secolo. Quale fu il ruolo politico del nuovo partito e quali i motivi del suo immediato successo? Certamente Chabot ha ragione, perché era la prima volta che i cattolici scendevano in campo non più come cattolici soggetti ad una disciplina di carattere religioso, ma come una entità autonoma che si riprometteva di svolgere un determinato programma politico. E poiché si conobbe dagli stessi risultati delle elezioni il grado di influenza che questa massa aveva sul popolo italiano, è certo che si può definire il fatto più importante o uno dei fatti più importanti. Giuseppe Spataro, esponente del Partito Popolare. Luigi Sturzo ebbe l'intuito, quando promosse l'inserimento delle forze popolari cattoliche nel movimento politico italiano, di far sì che il nuovo partito non fosse una emanazione delle gerarchie ecclesiastiche, ma fosse invece un vasto movimento popolare che rivendicava a sé la piena indipendenza politica. E di fronte alla politica che veniva svolta dai governi liberali giorno per giorno e di fronte alle rivendicazioni massimalistiche dei socialisti nel 1919, il Partito Popolare si presentò al Paese con un programma di riforme talmente ardite che, se avesse avuto la forza parlamentare a Montecitorio per poter realizzare quel programma, io credo che si possa dire. La disfatta elettorale provoca a Milano un epilogo farsesco. L'avvocato Momigliano era presente. Appena si è saputo facilmente, quello che era prevedibile, che la lista fascista a Milano era stata completamente battuta con una votazione addirittura ridicola, i gruppi socialisti inscenarono una manifestazione tra grottesca e giocosa, fecero un finto funerale di Mussolini con una bara che simboleggiava la sua sconfitta, poi questa bara venne gettata nel Naviglio. Naturalmente i seguaci di Mussolini, il gruppo dei suoi più violenti seguaci, che erano accampati nella sede del Popolo d'Italia, uscirono e indubbiamente è dovuta a loro quella dimostrazione che culminò col tentativo dell'incendio della sede dell'Avanti. Professor Leonetti, cosa accadde all'Avanti di Milano quella sera? I socialisti ebbero in quelle elezioni 170.000 voti, cioè il 66% dei votanti. Naturalmente ci furono subito delle manifestazioni di giubilo sotto l'Avanti. A un dato momento tememmo ancora un nuovo assalto. L'assalto non ci fu, ma ci fu invece un lancio di bombe, di Thévenot, di petardi, sul corteo che era venuto all'Avanti. Provocò questo lancio da 8 a 9 feriti, ci furono anche altri incidenti in galleria. Il governo diede dapprima delle disposizioni molto severe e difatti furono delle perquisizioni che avvennero nelle sedi fasciste e anche nel famoso covo, cioè la redazione del Popolo d'Italia, dove furono trovati bombe, pugnali e altre armi. In seguito a queste perquisizioni furono emanati dei mandati di cattura contro Mussolini, Marinetti, Ferruccio Vecchi e una trentina di persone. Arturo Fasciolo, redattore del Popolo d'Italia, amico e segretario di Mussolini. Allora venne l'ordine di arresto, però lui si travestì e venne a dormire a casa mia,
che abitavo in faccia al giornale. Intanto la mattina dopo io andai a vedere com'era la situazione, ma l'ordine di arresto c'era sempre. Lui scese al giornale travestito, passando in un cortile dove c'erano tutti i poliziotti che non l'avevano riconosciuto. Facemmo una specie di consiglio con Michelino Bianchi, Rossato, eccetera, per vedere se era il caso di trovargli una via di uscita. Difatti io andai a esplorare dal Popolo d'Italia, si poteva attraverso i tetti andare in una casa che era vicina e che aveva l'uscita in via Velasca. Andai, entrai in un appartamento dove c'era un signore che si stava facendo la barba e dico, ma cosa viene a fare? Dice lui, ma no, guardi che succede questo, vabbè, passi pure. Ritorno al Popolo d'Italia, la via c'è, però nella discussione che è continuata abbiamo deciso che era meglio che lui si facesse arrestare e si presentasse al questore. E questo avvenne. Però fu un arresto da burletta, perché 24 ore dopo venne rilasciato. Signore Mussolini, è vero che la polizia sapeva da tempo delle armi che furono poi trovate nel covo? Io non so quante armi avevo nel covo, guardate, io in casa mia avevo 4-5 bombe che le tenevo, bombette piccole, che quando mio marito venne dalla guerra ne aveva portate, io le tenevo. Perché mi piacevano avere qualche cosa in casa. E quando venivano a fare le spedizioni in casa nostra, non ho cose, perché dopo io le ho messe via. Non avevo. Ma le bombe del covo io non posso sapere, perché io al giornale non ci andavo molto. Non crede che ci fosse molte bombe. Se non le spiace, signora, parliamo allora delle bombe che aveva in casa. Perché le teneva? Perché mi piaceva. A me mi piaceva, guardate, io sono stata cacciatrice, quelle piccole bombe che erano belline, le avevo messe in una scatola perché io ero sempre in mezzo, mio marito a volte gira era sempre presa dalla polizia, non aveva nessuno che mi difendesse perché sai, non erano tante, e mi piaceva di avere qualche cosa in casa, di difendere i miei bambini, non io, perché io non ho avuto paura, ma le mie creature... La crisi del fascismo è insieme politica e organizzativa. Molti di coloro che hanno fondato il fascismo con Mussolini se ne vanno. I futuristi marinettiani, gruppi di arditi e di sindacalisti, accusano il capo dei fasci di essersi trasformato in un reazionario, di aver tradito il programma di Sansepolcro, che era forte di venature socialiste. Mussolini, che aveva tentato di farsi portavoce della sinistra interventista, è ormai schierato dall'altra parte. I grandi partiti hanno saputo interpretare più chiaramente e più compiutamente le richieste popolari. Il suo spazio rimane a destra. In quello spazio imposterà una nuova azione e troverà nuovi appoggi. Nei primi mesi del 20, il governo Nitti affronta il nuovo e difficile equilibrio parlamentare derivato dal forte aumento dei deputati socialisti e popolari che condizionano ogni possibile maggioranza. Nel giugno del 20 si dimette. Gli succede Giovanni Giolitti, quasi ottantenne, che aveva dominato la vita politica italiana prima della guerra. Egli ha capito che l'Italia è cambiata, che le masse popolari devono essere chiamate a partecipare organicamente alla vita dello Stato. È un tentativo di avviare il paese verso una democrazia meno formale. Elabora un programma di riforme economiche e sociali. Alcuni deputati popolari lo appoggiano, nonostante il parere discorde della segreteria del partito retta da Don Sturzo. La maggioranza del Partito Socialista lo giudica inadeguato a risolvere la crisi. Nel corso del 1920 si moltiplicano gli scioperi e le agitazioni in tutto il paese. La situazione economica rimane grave e anche i primi provvedimenti varati da Giolitti non hanno effetti immediati. Nel settembre del 20 l'Italia è scossa da una grande protesta operaia. L'occupazione delle fabbriche è il momento culminante del cosiddetto biennio rosso, il massimo sforzo dei sindacati socialisti per ottenere decisivi mutamenti nei rapporti tra operai e padronato. A Milano le fabbriche occupate sono 160, sui tetti la bandiera rossa. A Torino gli operai intendono dimostrare la loro capacità di condurre le fabbriche e gestiscono la produzione. Antonio Gramsci, che dirige il gruppo socialista torinese dell'Ordine Nuovo, in totale dissenso con la posizione dei sindacati riformisti, cerca di trasformare quel movimento in una decisa azione rivoluzionaria.
Alfonso Leonetti, stretto collaboratore di Gramsci. La parte di Antonio Gramsci nell'occupazione delle fabbriche torinese fu grandissima. Bisogna ricordare che Gramsci dirigeva l'Ordine Nuovo dal settimanale, dal gennaio 1919, e che l'Ordine Nuovo settimanale si era fatto promotore dei consigli di fabbrica. Senza questi consigli di fabbrica, l'occupazione delle fabbriche non avrebbe potuto avere quella forma che poi assunse di un vero e proprio autogoverno della classe operaia. Giolitti preferisce non usare la forza. Bisognava, scriverà più tardi, che l'esperimento si compisse perché gli operai avessero modo di convincersi della inattuabilità dei loro propositi. Nei giorni dell'occupazione, il sindacato dei metalmeccanici, diretto dal riformista Bruno Buozzi, e i massimalisti che reggono il Partito Socialista si scontrano sulle prospettive politiche aperte dalla lotta in corso. Il dissenso non giova alla causa degli operai. Priva di chiari indirizzi, la loro azione rimane incerta e isolata. Senatore Terracini, il movimento che aveva portato all'occupazione delle fabbriche fallì. Causa del fallimento fu l'incerta condotta della Confederazione Generale del Lavoro e del Partito Socialista, o si può affermare che la situazione italiana non era matura per la rivoluzione? Non è forse inutile ricordare che l'occupazione delle fabbriche fu un movimento che aveva avuto il suo inizio come lotta per il rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici, e che l'occupazione avvenne solo come ritorsione e risposta degli operai alla serrata che era stata disposta dal padronato. Partito Socialista e Confederazione Generale del Lavoro si ritrovarono quindi d'un tratto di fronte ad una situazione inaspettata, che era di per sé esplosiva a causa della crescente tensione sociale e politica che dominava nel paese. I dirigenti del Partito Socialista, invece, che pure dichiarandosi rivoluzionari sulla base del programma di Bologna, non avevano affatto preso in considerazione i problemi di una strategia rivoluzionaria e quindi tantomeno avevano predisposto gli strumenti per una lotta di carattere rivoluzionario, furono in realtà colti dal panico e, richiamandosi a un vecchio patto di alleanza risalente a prima della guerra fra la Confederazione Generale del Lavoro e il Partito Socialista per la redistribuzione delle loro competenze nelle singole situazioni, dichiararono che il movimento aveva un carattere sindacale e rimisero quindi ai dirigenti della Confederazione Generale del Lavoro la condotta e la conclusione del movimento. E questi dirigenti, secondo le proprie intenzioni, chiusero il movimento trattando anche col governo di Giolitti, assicurandosi ai lavoratori alcune conquiste salariali e normative, ma disperdendo completamente la tensione politica e rivoluzionaria e facendo sfumare l'occasione che si era proposta inaspettatamente di una grande battaglia politica. Ingegner Bordiga, qual era il suo atteggiamento nei confronti dell'occupazione delle fabbriche? La nostra valutazione era molto diversa. Noi scrivevamo una serie di articoli nel Soviet, che sono stati anche ripubblicati di recente, e si basavano su questo problema: prendere la fabbrica o prendere il potere. Non bisognava occupare gli stabilimenti e le officine, bisognava occupare lo Stato e tutte le sue propaggini. Quindi la valutazione era nettamente diversa. Non credo che in quel periodo, cioè dopo il rientro in Italia dei delegati che erano stati al secondo congresso del 20, fosse possibile la rivoluzione. Il primo ottobre i sindacati firmano un accordo che prevede aumenti salariali. Una forma di controllo operaio sulle aziende, ottenuta nelle trattative, non sarà mai riconosciuta e applicata. Ben poco per un progetto rivoluzionario. Il metodo di Giolitti, che ha puntato tutto sull'attesa, ha successo. Nonostante la grave sconfitta del movimento operaio, l'occupazione delle fabbriche ha ingenerato timori e propositi di rivalsa nell'opinione pubblica borghese. L'accordo promosso dal governo appare come un sintomo di debolezza da parte dello Stato. Tutto è preferibile a questa vita grama, a questa agonia vergognosa, nella quale l'Italia, vincitrice di una grande guerra,
balbetta il linguaggio della paura e consente a tutte le transazioni più disonoranti, scrive Luigi Albertini. Nel corso dell'anno, anche nelle campagne vi sono state aspre lotte. Ovunque i lavoratori si sono battuti per la distribuzione delle terre incolte e del latifondo. Nella Valle Padana la pressione è particolarmente decisa. Protagonista, il bracciante agricolo che vive in una situazione di forte sfruttamento. Vuole migliori contratti, un lavoro più sicuro. Nel 20, sciopero di oltre 1 milione di uomini. L'agricoltura, che costituisce la base dell'economia nazionale, è in crisi. Le leghe bianche e quelle rosse, cioè i sindacati di ispirazione cattolica e socialista, guidano le rivendicazioni. Giovanni Gronchi, nel 20, era segretario generale della Confederazione Italiana del Lavoro, a cui aderivano le leghe cattoliche. Forse chiamarle cattoliche, per quanto la loro origine sia evidente, non rispecchia il tono che noi volemmo dare alla organizzazione, cioè una organizzazione prettamente sindacale, la quale poteva accogliere anche lavoratori di ogni altra fede politica. Eravamo, bisogna confessarlo, eravamo in una fase di rodaggio, perché in realtà una organizzazione sindacale vera e propria era nel campo contadino, nel campo delle masse rurali, mentre invece nel campo politico il terreno era quasi tutto conquista della Confederazione Generale del Lavoro. Ciò nonostante era una forza attiva, consapevole, cosciente, tale da poter essere adoperata come strumento politico, ma come strumento di aiuto e di ausilio per i lavoratori. Nell'estate del 20, la controversia tra leghe e proprietari, i cosiddetti agrari, diviene violentissima in occasione del rinnovo dei vecchi patti colonici. Arturo Colombi, capolega socialista di Vergato, un comune agricolo presso Bologna. La lotta era aspra soprattutto per il fatto che i contadini, malgrado ponessero delle rivendicazioni di carattere contrattuale, si ponevano l'obiettivo della terra, della conquista della terra. Uno dei metodi di lotta fu quello di rifiutare, di raccogliere la parte padronale del raccolto. Il contadino raccoglieva la parte di sua spettanza, lasciava sul campo la parte che spettava al padrone. Una parte di questi raccolti andò deteriorata, andò distrutta. Intervenne poi un decreto governativo che non salvò questi raccolti, risolse la questione e poi si arrivò a un accordo che il padronato considerava inaccettabile, che considerava non applicabile, che li avrebbe spinti a cambiare modo di produzione. Tutto questo evidentemente suscitò nel padronato rancore e una grande paura. La grande paura che non veniva solo dalla lotta delle masse, dalla lotta sindacale, ma che veniva dal clima generale che vi era. Lo squadrismo fu una reazione violenta a questa situazione. Tra il luglio e il settembre del 1920, quando la tensione è più forte, soprattutto nelle città industriali e nelle campagne, il fascismo è ancora molto debole. Può contare su poche migliaia di iscritti in tutto il paese. Non ha alcun peso politico. Non è in grado di contrastare i grandi movimenti di massa. In ottobre, quando la firma dei contratti smorza la grande spinta operaia, il fascismo si fa strumento del sentimento di rivalsa di quel padronato che non vuole più correre rischi e non esita ad usare anche la violenza contro le organizzazioni sindacali. Sorgono e agiscono un po' dovunque, ma soprattutto nelle campagne, squadre armate. Paolo Rossi, allora esponente del socialismo riformista. Si sostiene che i massicci scioperi del periodo 1919-1920 furono la causa determinante della vittoria del fascismo. Qual è la sua opinione? Negli avvenimenti storici cause determinanti esclusive non ci sono state mai. Ci sono soltanto delle cause concorrenti.
fascismo ebbe molte cause e secondo me tra le cause concorrenti ci fu anche l'abuso indiscriminato e qualche volta incomprensibile del diritto di sciopero. Questa ondata di scioperi continuò anche nell'inverno della primavera, dell'inverno del 20 fino all'estate del 1921, con un susseguirsi qualche volta veramente paradossale e per motivi difficilmente comprensibili. Gravi furono quelli contro il trasporto delle truppe dei ferrovieri, contro il trasporto delle truppe e anche degli agenti. Non si volevano portare truppe da una parte all'altra d'Italia, quindi secondo me nell'opinione pubblica un qualche effetto negativo e quindi favorevole allo svilupparsi di una reazione fascista, l'abuso degli scioperi l'ha avuta. Eugenio Arton, esponente del gruppo liberale giolittiano. L'azione del socialcomunista dal 19 in poi è un'azione di folle che non sono controllate e che quindi agiscono nella convinzione della propria onnipotenza, nello sfogo dei propri rancori, nella reazione alla compressione che il regime di guerra aveva esercitato sulle masse. Qualche volta si manifestano soltanto con scioperi, con interruzioni arbitrarie di pubblici servizi, come quando si impedisce ai carabinieri o ai preti di salire in treno, qualche volta in forme di violenza, come sono state certe manifestazioni contro il caro vivere e simili, qualche volta infatti delittuosi, veri e propri, come sono state per esempio il fatto di Scimola e Sonzini durante il momento dell'occupazione delle fabbriche. Questo, come dico, è un'impressione mia personale. Il fascismo invece comincia quando il movimento socialcomunista ha confessato la propria incapacità di realizzare la rivoluzione che andava predicando da tanti mesi, senza che vi fosse stata una resistenza effettiva, materiale, che potesse impedire il realizzarsi di questa rivoluzione. Questa confessione di impotenza ha determinato uno stato d'animo in quelli che erano opposti, quelli che avevano perso la fiducia nello Stato e che si erano andati organizzando in una serie di comitati civici, di organizzazioni autonome che non avevano ancora una propria organica unità, ma che era stata assunta dopo il fatto dell'occupazione delle fabbriche, dopo questa confessione di impotenza. Nella debolezza della controparte, nella convinzione che ormai l'ondata socialcomunista era stata sconfitta, ha adoperato una forma nuova di violenza con una tattica ben chiara: non assalire le folle, non combattere contro le masse, ma nelle masse individuare una serie di persone altolocate o non altolocate contro cui esercitare individualmente, personalmente, una violenza repressiva, violenza che va fino alla morte. Onorevole Nenni, si è detto che le ondate di scioperi contribuirono al formarsi del fascismo. Qual è la sua opinione? Le cause del fascismo non furono le ondate di scioperi. Ciò che favorì il gioco del fascismo fu il fatto che non venne realizzata la condizione essenziale di trasformare ogni grande agitazione sindacale in un passo in avanti dei lavoratori sul piano politico e sul piano della loro partecipazione o del loro controllo del potere. Questo è il quadro in cui il fascismo comincia a muoversi, traendo partito dagli errori altrui, dalle proprie conversioni, dal ruolo che accetta di interpretare, dai metodi di lotta che instaura in un paese i cui problemi la guerra ha drammaticamente esaltato. Alla fine del 20, gli iscritti ai fasci sono poco più di 20.000. Fra un anno saranno quasi 250.000. Entro 2 anni, Mussolini conquisterà il potere.